quattro donne accanto a me, insieme ad altre tre che mancano, quindi saremmo state ancora di più, hanno scritto un libro molto particolare dal titolo Aspasia e con il sottotitolo ancora più evocativo Lei guarda spesso il mare. E sono persone, donne di età diversa, città diverse, professioni diverse, quindi proprio una insomma di realtà. E prevalentemente operano a capo della medicina e delle scienze, da quelle motorie a quelle politiche, che poi in realtà sono abbastanza difformi. Sono però accomunate dalla considerazione del ruolo della donna, e del ruolo della donna in generale e della persona donna, intesa appunto come essere dotato di grande sensibilità e profondità d'animo, cosa che qualche volta non le viene riconosciuto, ma che invece loro tendono moltissimo a sottovalutare e a sottolineare e a sopravvalutare. E è la storia romanzata di una figura storica, appunto Aspasia, che nell'antica Grecia divenne nota come la concubina di Pericle, e alla quale si è ispirato peraltro anche lo stesso Leopardi, quindi è una figura anche abbastanza nota, abbastanza conosciuta. E questa parte peraltro, quindi la parte vera e propria del racconto, del romanzo, della storia, è preceduta da una parte altrettanto curiosa e intrigante, e anche diciamo che proprio colpisce, perché le sette autrici si presentano, spiegano le motivazioni che le hanno indotte a scrivere, e peraltro su una tematica senza tempo, che è in generale l'insicurezza che viene trasmessa alle donne, in certi casi dalla famiglia e più in generale dalla società, più o meno sempre e ovviamente con delle diversità a seconda del periodo storico. E nella Atene del V secolo invece si parlava di questa coppia, Socrate e Xantippe, e si parlava di un'altra coppia, Aspasia e Pericle, perché Pericle aveva questa concubina, perché lui era già sposato quando l'aveva conosciuta e la amava in maniera anche pubblica, la baciava in pubblico, che era una cosa considerata assolutamente scandalosa, e la ascoltava anche sulle questioni politiche, per questo era molto criticato, e quindi questo personaggio ci è sembrato interessantissimo invece, perché, e ci siamo andate a documentare un po' meglio. Allora abbiamo trovato per esempio che Socrate la conosceva e che in un suo dialogo, in un dialogo platonico che si intitola Il Meniceno, Socrate fa un'orazione dicendo che l'ha imparata da Aspasia, che è la sua maestra di eloquenza, e che anzi lo riprende pure se non ricorda bene i discorsi e non li formula bene. Quindi il rapporto con Aspasia era vero, è documentato e anche alla pari. Cosa riguarda questo discorso della scelta, diciamo, di Aspasia e anche dell'ambientazione in Grecia, perché la Grecia è sicuramente una terra, diciamo, un posto che comunque è stato un po' la culla della cultura, diciamo, del sapere, della sapienza, e infatti, diciamo, ha dato in Natale, diciamo, a tanti personaggi che hanno dato delle dottrine, delle conoscenze che hanno portato il sapere a delle vette, diciamo, molto molto elevate. Innanzitutto Aspasia aveva questo maestro, e quindi inizialmente c'è questo entusiasmo, no? Quindi questa passione che il maestro suscita in lei, perché evoca questo amore della conoscenza innanzitutto, e poi queste appunto nuove cose a cui lei si appassiona e quindi ne viene trascinata. Però poi ha l'autonomia, quindi la libertà interiore capire che cosa accettava di questo insegnamento del maestro e che cosa no. Quanto è importante l'aspetto fisico di una donna, e loro sicuramente, chi meglio di loro può saperlo. Quello che sembra accadere, diciamo, è che la bellezza è quello che attira, cioè quello che immediatamente prende di una persona. E siamo naturalmente attratti, l'universo è naturalmente attratto da tutto ciò che è bello, quindi rimane come polarizzato, calamitato dalla bellezza, e questo è innegabile. E la bellezza è quella che
accade sotto gli occhi, sotto i sensi, quella che è percepibile e quella immediatamente fruibile. Chiaramente ci sono anche altri tipi di bellezza, ma è quel tipo di bellezza chi lo va a cercare? E poi anche se lo va a cercare, quanto è contento di aver trovato quel tipo di bellezza? Perché spesso nella realtà accade che scattino dei meccanismi di rivalità o dei meccanismi di potere. Per cui è anche per questo noi abbiamo scritto questo libro, perché è dall'osservazione della realtà che ci porta a dei modelli o a dei vissuti che sono dolorosi, che sono conflittuali e problematici. Quindi la nostra speranza era che invece si potesse dare valore a tanti tipi di bellezza, a espressione all'essere umano nella sua interezza, nella sua completezza.